l'emozione ogni domenica, con il cuore azzurro grido Napoli, sovvintanne cari campanemi, a sta squadra pure si può perdere, uno male di impada su un fare sta, per presto una mano che fa. Sta bambina ci ha portato come fosse cielo sta città. Dici come a me a partire a Napoli, tuo papà ci pure si debatto. Io questi canzoni e tu a domenica, si me lo rebelli in mezzo a lacrime. Dammi una mano non fa male a sta città. Telespettatori, benvenuti a questo nuovo appuntamento di Aspettando Tifosi Napoletani. Con me, come sempre, in studio il padrone di casa, Gennaro Montuori. Buonasera, Gennaro. Buonasera, Anna. Buonasera a tutti. E allora, Gennaro, facciamo una cosa. Iniziamo a parlare un po' della nazionale. Ci ha fatto piacere che Insigne sarà lì. Insomma, è stato convocato. Guarda, il parlare di tutti mi ha un po' coinvolto anche a me. Tutti quanti, e poi però io dissi una cosa, dissi io ho fiducia in Prandelli perché l'ho visto un uomo che praticamente non ha accettato la supremazia di Inter, Milan e Juventus, praticamente si è tuffato su tutti i club e ha scelto i migliori, e così è stato, infatti mi hanno dato ragione, sono contento perché ho visto in Prandelli una bellissima persona, oltre all'allenatore che tecnicamente ognuno di noi fa il tecnico tutti i giorni, compresi i frutti vendere e il salumiere. Credo che Prandelli veramente è un'ottima persona, sono convinto adesso. Mi spiace che ha fatto fuori Maggio, ma sinceramente Maggio veniva da un brutto infortunio, ha usato le stesse praticamente misure con Rossi, con Maggio, ed era giusto che fosse, così. E allora facciamo una cosa, Marco Di Bella ha preparato proprio un servizio appunto su Insigne e sui mondiali, lo guardiamo insieme e poi dopo lo commentiamo in studio. Bene, bene, ed eccoci in studio. E allora davvero ci fa piacere per il nostro intanto insieme. La prima cosa bella da dire è che deve ringraziare Benitez. Certo. Io sono una persona che ho sempre detto la verità, ho detto ai napoletani non lo fischiate, i fatti anche in questo ci danno ragione, ho detto lasciatelo stare, è importante, però veramente Benitez ha fatto tanto. Però vorrei dare un consiglio a Lorenzo, l'ho sempre sostenuto, ammirato e mi sono sempre battuto, mi sono messo contro tanta gente per Lorenzo che lo metteva in discussione. Invece Benitez ha dimostrato che il contrario, che è un grosso giocatore, io ho sempre sostenuto che da piccolo ho visto realizzare degli Eurogol a Lorenzo, eccetera, eccetera. Però Lorenzo adesso deve cambiare un po' il caratterino, deve essere un po' più disponibile, perché i napoletani in patria non sono stati mai profeti e lui deve capire che c'è una carriera davanti a lui, è anche lunga, non è arrivato, e deve comunque essere più disponibile, ovviamente serio come lo è. Certo. Discreto e tutto, va tutto bene, pensare ai valori familiari, a lavorare seriamente, però un poco più di disponibilità, perché c'è tanta gente che a volte manda i messaggi, non si ferma a Castelvolturno, tira con la macchina, Lorenzo lo deve fare, deve capire che lui adesso è un esempio, e praticamente chi arriva a certi livelli è arrivato all'università, perché il calcio insegna tante cose. Il rapporto con la gente, con le televisioni, umano, con i mass media, sì. No, il rapporto che praticamente lui dove riesce a è una scuola questa, diciamoci la verità, è una scuola un po' per tutto. Lo disse Antonio Giuliano 30 anni fa ed è così. Auguriamoci che Lorenzo possa essere un nuovo simbolo, un nuovo emblema
della nostra città, perché ci sono stati dei grandi campioni in nazionale, Iuliano, Cannavaro, Ferrara, eccetera. Lo stesso Quagliarella, anche se non ha fatto bene a Napoli, poi perché è napoletano. Adesso è il momento importante di un giocatore napoletano che deve consacrarsi da napoletano. Abbiamo visto Cannavaro che ha alzato la coppa al Ciro, però non era più del Napoli, era solo un napoletano, però del centro storico. È vero, è vero. Gennaro, secondo te, appunto, con Insigne al Mondiale, che Mondiale sarà? Che Mondiale ci dobbiamo aspettare? Guardi, ovviamente il cuore ti spinge ancora di più. È ovvio che l'Italia è l'Italia, l'ho detto anche giovedì, perché se io sono uno di quelli che contesto i juventini di Napoli e dintorni che vanno contro il Napoli, non tifando l'Italia andrei contro i miei sentimenti e contro le mie poi idee. L'Italia è la nostra nazione, non c'è da aggiungere altro, che l'Italia è la nostra, l'inno ti fa venire il brivido addosso. C'è chi lo ha fischiato magari per il rammarico, per tutto quello che accade, è pur vero, però se noi aggrediamo ci ritroviamo in un autogol e poi tutti gli altri approfittano di questi nostri errori per poterci andare contro. Invece noi dobbiamo essere napoletani che fanno capire che Napoli fa parte dell'Italia, l'Italia senza Napoli non è l'Italia, perché Napoli è una città importante, è una città che fa discutere, fa amare l'Italia e la musica napoletana, certo, e tante altre cose. Questi sono un obiettivo da perseguire, perché Napoli è una bella città e lo deve dimostrare anche in questo, e dobbiamo essere sempre quelli che possiamo dire gli juventini di Napoli non sono all'altezza. E dintorni, anche quelli del sud. Certo. E allora Gennaro, però adesso parliamo un po' del nostro Napoli, quindi i probabili acquisti, le probabili cessioni. Facciamo così, Marco Di Bella ha preparato un servizio sui probabili acquisti, ce lo guardiamo insieme. Però della nazionale dobbiamo dire anche altre cose. Dimmi, certo. Che anche Immobile è un campano di Castellammare. Certo, Immobile è per noi una grande soddisfazione, che Ciro Immobile ha tolto il posto. Mi piace tanto ai napoletani. Ha tolto il posto a destra, una bella, ma anche lui è vicino, veramente ha grande simpatia per la città, per Castellammare. Molti lo vorrebbero nel Napoli. Magari Immobile sarebbe veramente un grandissimo, veramente salto di qualità per il nostro attacco. Ti piace? A me moltissimo, un ragazzo pulito. Guarda che molto spesso il calciatore va abbinato al ragazzo pulito come Insigne. E Immobile è uno di quei ragazzi puliti. È bello che ha tolto il posto a destra, la grande soddisfazione che c'è anche un altro napoletano, che Castellammare e Napoli. Poi l'amore che noi nutriamo per Castellammare viene ripagato dai castelloni. È una cosa molto bella. Per cui sono fiero anche di questo, ha tolto il posto a destra, che tutti questo a destra lo chissà che lo chi sannavano. Lo sanna. Poi quel gesto a me non è piaciuto quando poi ha dato. E anche quello Prandelli l'ha preso in considerazione, secondo te? Forse solo Chiellini, che era stato un po', però Chiellini non poteva essere fatto fuori. Però in un contesto dove ci sono due giocatori che si stanno facendo la volata, ha preferito Immobile anche per questo, secondo me. Invece Chiellini non poteva essere fatto, se no avrebbe fatto fuori anche Chiellini. Ti veramente piace l'Italia di quest'anno? Guarda, l'Italia potrebbe essere una sorpresa, perché ha tanti giovani e poi c'hai degli elementi che sono... Gli elementi cardine che sono potrebbero far fare il salto, perché dipende anche da Pirlo, De Rossi, che sono, cioè Buffon, sono giocatori importanti, lo stesso Chiellini. Balotelli si ha la testa a posto, non pensa a fare quei capricci, quelle cose sue. Balotelli deve giocare e basta, però non è un problema proprio tecnico-tattico Balotelli. Balotelli deve dare la sua forza fisica in una squadra di calcio che fa peso, come lo fa Ibrahimovic nelle squadre che va, si porta 3-4 avversari. Lo potrebbe fare Balotelli, ed è importante quando un giocatore usa le sue forze e le mette a disposizione di un club, anche perché poi ci sono gli inserimenti degli altri giocatori. In questo potrebbe essere importante Balotelli. Perfetto, vabbè, poi ovviamente ne parleremo ancora dei mondiali. Potrebbe essere utile ad un certo punto il talento di Cassano, ma anche il talento di Insigne, perché anche Insigne è un talentuoso. Io davvero, insomma, speriamo che guarderemo un grande mondiale per l'Italia, assolutamente. Come dicevo, però, adesso ritorniamo un po', se sei d'accordo, a parlare del nostro Napoli, quindi dei probabili acquisti. Marco Di Bella ha preparato un servizio, ce lo guardiamo insieme ai nostri telespettatori, così dopo tu lo commenti in studio. Il servizio di Marco Di Bella.
E allora Genaro, abbiamo ascoltato il servizio di Marco Di Bello, ha fatto diversi nomi, ha scattato appunto, come diceva, forse Mascherano non sarà dei nostri, però alla fine forse ci sarà una bella notizia. Io non ci credo. Dimmi. Il Napoli, che secondo me in questo momento ha degli obiettivi da perseguire, anche per dimostrare alla folla, il presidente, che vuole vincere, credo che il Mascherano sia ancora un obiettivo del Napoli. Firmerei per questo. Secondo te? Può darsi pure che mi sbaglio. Ah, certo. Suarez è un bel giocatore. Con Alonso, per esempio, lo prenderei pure, ma non enfatizziamo questo acquisto, anche perché non mi è piaciuto che per 2 anni se ne è parlato e non è arrivato. Non è mai arrivato, sì. Se ne parla sempre, infatti. Quando si parla troppo a me non piace. Non mi piace che si fanno... I fatti. Si concretizza. Per quanto mi riguarda, Suarez è un bel giocatore, però Mascherano resta nella prima... La prima mia scelta, un giocatore importante che può occupare anche un ruolo in difesa, anche perché poi ho sentito Marco, non si è parlato di difensori, questo no. Mi dispiace, ma il Napoli con questa difesa dove si presenta? È buona questa difesa, Rique e Ulam sono dei giocatori che veramente hanno dimostrato un bel valore, però io non so se sono dei titolari o del praticamente titolarissimi o titolari, perché per me sono titolari, perché sono, ripeto, tante competizioni. Sono giocatori che mi piacciono, Napoli ha fatto un bel salto a prenderli, però abbiamo bisogno ancora di qualche altra cosa in difesa, abbiamo bisogno di qualche centrocampista oltre Mascherano, anche perché sono andati via due centrocampisti. Penso che queste notizie non sono false. Certo. Ed in attacco ci vuole una bella punta, un bel giocatore. Girardino sarebbe una buona scelta, al contrario di come gli altri dicono, Girardino per me sarebbe... Piace comunque lei nella nostra rosa. È grandicello di età, ma è un buon giocatore in rosa. Abbiamo tenuto Lucarelli, con tutto il rispetto per Lucarelli. Teniamo un campione di età del mondo che è un giocatore bravo, ancora può dire la sua. Ovvio, Immobile sarebbe il mio sogno. Sì. Penso che sia difficile anche perché il Torino vuole tenerlo, c'è la Juventus, c'è un'altra squadra, però... Non si sa mai dire mai. No? Però tutto dipende dai soldi. E credo che quello il presidente... Che fa muovere tutto. Il presidente è un po' tirato. Però credo che ha l'obbligo e anche l'interesse e anche la passione per investire a questo punto. Vorrei rispondere a un ragazzo che giovedì ha mandato un'email, poi non è stato letto, ha detto così, state sempre a criticare il Presidente. Per me questo telespettatore, è ovvio che fanno testo quando scrivono migliaia di persone, è un cretino, perché qui non si contesta il Presidente, lo ripeto. Qui si cerca di coinvolgere il Presidente da tifoso, da innamorato. Il Presidente deve capire che questa piazza ha dato tanto e dà tanto e può dare ancora di più, ma per avere di più bisogna fare il salto di qualità. Se lo fa il Presidente, il pubblico è ancora pronto di più a far fare il salto di qualità a Napoli. Non dimentichiamo che negli ultimi anni in Napoli ha centrato per 5 volte gli obiettivi, come diceva Pompameo. E... A proposito, fammelo ringraziare, D'Angelo, che è certo, stata una vai. Persona che mi è stata molto vicina in questa settimana. Un bacio al direttore, perché oltre ad essere il direttore che mi ha voluto in questa rete, è anche un mio grande amico da tantissimi anni. Anche se abbiamo a volte delle vedute diverse, ma è anche giusto, calcisticamente il calcio è così. E dicevo, stavamo parlando del Presidente. Del Presidente che... 5 anni lui praticamente ha fatto un qualcosa di importante, ma il pubblico ha dato il doppio. Il pubblico nei 10 anni De Laurentiis è stato per 10 anni protagonista ed importante, più dei 5 sui anni. Certo. Allora, un'ultima cosa prima di guardare l'altro servizio. Marco Di Bello nel servizio appunto diceva anche di Reina. Reina ha detto che gli farebbe questo piacere... Questo è un acquisto importante, perché diciamoci la verità, era un prestito. Il Presidente se fa uno sforzo lo fa per acquistarlo definitivamente. È stato sbagliato prenderlo come prestito, bisognava prenderlo direttamente, anche perché se poi lo ha voluto fortemente Benitez c'ha un significato. Chissà certo. Come ha scelto Reina, Albion, ha scelto Mertens, ha scelto Caleon, ha scelto Higuain, le scelte... Sarà un perché, insomma. Gli hanno dato sempre ragione le scelte. E questo è a dimostrazione del Salmiere, il fruttivendolo e tutti quelli tutti che infangavano allenatori. Il Presidente. L'allenatore. E allora Gennaro, guarda. Ah, scusa, parlando poi dell'infangare, bisogna far capire all'ennesima volta, qua non si andava ad infangare il Presidente, si andava a fortificare l'immagine del Presidente, che quando uno dice è un grande imprenditore e ha fatto bene sotto questo aspetto, il tesoretto eccetera,
è il nostro presidente, adesso aspettiamo il tifoso, ma è una cosa bella, questa non è un'offesa, è un'offesa per i napolesi che vogliono coprire un qualcosa che non va coperto, perché quello non è criticare. Criticare è quando uno critica per distruggere, quello è un criticare costruttivo, è a favore del nostro presidente, della nostra città e della nostra società. Rimane il dubbio che Bigon non sia un grandissimo direttore sportivo, però, come dicevamo a Napoli, e non ci fatica, va praticamente a fare il lavoro che lo mandano a destra, a sinistra, Benitez e del presidente, e pensi che questi basti, perché è un uomo di volontà, è un uomo che si sacrifica, ed anche giusto, però... Se lo vogliamo fare essere Italo all'odio, oppure Moggi, oppure un altro grande direttore, Marotta, non lo può essere. Non possiamo pensare che all'improvviso un giovane è venuto a Napoli da giovanotto, era il segretario o qualche altra cosa come lo era nella Regina, era un esecutore. Non possiamo pretendere che diventi un uomo così esperto a certi livelli, come d'altronde lo è stato anche Pierpaolo Marino. Perché è vero che Pierpaolo Marino ha sbagliato qualcosa, ma non dimentichiamo che ha portato dei calciatori importanti che sono valsi sia come merce di scambio che come il valore della storia del Napoli degli ultimi anni. Assolutamente. Sono state dette tante cose da Marco. Vai. Cose che avevamo detto anche alcune settimane fa. Maggio era molto vicino alla Lazio, però la delusione della nazionale lo porta più vicino a Verona. Verona-Vicenza sono pochi chilometri, questo che lui sta pensando, però non è da escludere, potrebbe rimanere nella nostra rosa. Ci sono tre opzioni nella rosa del Napoli: il 20%, il 40% la Lazio e il 40% il Verona. Verona, perché lui si avvicina molto a Verona, anche se lui ha Arrea che lo vorrebbe. Certo. La Lazio, oppure non so se Arrea potrebbe andare via, oppure se ci punta, perché a volte sai i presidenti fanno i contratti, poi li buttano, poi li prendono, non si riesce a capire come Re l'ha preso, l'ha buttato, poi l'ha ripresa, per cui sono problemi che non riguardano casa nostra, però certo, bisogna sottolinearli. Poi per quanto riguarda tutto il resto, penso che Napoli ha bisogno di alcuni difensori. Hiller e Giorginio vanno bene, anche perché l'ho detto già l'altra volta, Giorginio è un giovane interessante. Ovviamente ci aggiungerei ai Turbe, perché c'è un grande rapporto in questo momento. Turbe è un giocatore importantissimo, potrebbe essere il vice di tanti campioni nel Napoli, oppure addirittura titolare qualche volta, un giocatore importantissimo. E non la forza del Verona, lui è Giorginio, ovviamente. I Turbe è un giocatore interessante, qualche difensore dobbiamo pur prenderlo. La prima scelta è Schertel, però purtroppo il Napoli mi sembra che non sia intenzionato. O Aigel, Aigi, come si chiama lui? Come lo chiamiamo? Ognuno lo chiama. Agers, sì, infatti. Aigers, ognuno lo chiama in un modo. È lui però. È quello un obiettivo da perseguire, ma credo che il Napoli non sia molto vicino a queste due soluzioni. Poi c'è Criscito, che non lo sottovaluterei. Astori, l'ho detto già l'altra volta, io ormai l'ho abbandonato come idea. L'ho abbandonato perché Astori negli ultimi tempi non è cresciuto, anche perché si cresce avendo una grande squadra. Nel Cagliari non è cresciuto, è rimasto un giocatore di provincia, però chissà, facendo il salto di qualità, stando insieme a giocatori importanti, potrebbe anche, con avendo Reina alle spalle, Albion, se Reina venisse confermato. Certo, assolutamente sì. Ci sono tante cose da fare, adesso bisogna capirlo, anche perché è sempre stato detto che Napoli è l'unica squadra a disposizione, poi c'è chi dice il Napoli non li vuole spendere, poi c'è chi dice il Napoli non vuole spendere troppo, non si capisce bene, e a questo punto bisognerebbe capire con chi ha il termometro della situazione in mano. Il termometro della situazione in mano ce l'hanno la radio ufficiale e la televisione ufficiale, però vedo che le domande sono sempre le stesse, nessuno fa le domande e non va oltre, rimangono tutti lì come se fossero tutti taggati a seguire una linea che praticamente già segnata da... Io penso che non sia giusto, è bello confrontarsi, è bello perché poi alla fine quando uno si confronta, no? C'è un presidente che ti dice io sono intenzionato a fare questo, uno dice ma non sarebbe meglio fare questo, perché a volte spendere una cosa in più, come ho detto prima, potrebbe poi risultare ancora più utile alla forza di una società, perché la Juventus, perché si allargano gli orizzonti, perché poi alla fine credono in tante, perché praticamente sanno che spendendo 10 milioni di euro in più
dopo arrivano altre soluzioni per poter poi pagare questi soldi, certo, perché ce ne sono tanti. Così si cresce come immagine, come club, con le vittorie, i trofei ti portano introiti. È ovvio, è così. E il marketing è così che si usa, perché tu sai i dati, forse sono in tanti a non conoscerli. Vai. Allora, praticamente c'è un dato in Campania che è sconfortante per il marketing Napoli. C'è il 60% della Juventus, 15% il Napoli, 10% Inter, 10 Milan e 5 si diffonde su tutte le altre squadre. È gravissimo. Certo, la Juventus il 60% è gravissimo. In Campania. È vero, è davvero gravissimo questo. Beh, noi purtroppo c'è gente che non capisce quando vado e vado nei dettagli in queste cose, perché io cerco di informarmi, ma non per informarmi degli altri, perché a me degli altri non me ne importa, no, proprio. Assolutamente. A me mi importa del mio Napoli, tutti questi consigli che io gli do sono a titolo di tifoso innamorato del Napoli e a titolo di costruire e non distruggere. Assolutamente sì. Noi siamo davvero in chiusura, però Gennaro, ricordiamo, giovedì sera ovviamente ci sarà tifosi napoletani, quindi parlerete anche insomma della nazionale, però continueremo a parlare. Parleremo di questi due argomenti e parleremo anche dopo 25 anni dove il Napoli vinse per la prima volta nella storia un trofeo europeo. Auguriamoci che il Napoli possa ripetere, si possa ripetere, e auguriamoci che il presidente faccia felice la folla napoletana, perché la gente lo vuole bene, ma potrebbe dargli tanto tanto di più di quello che gli ha dato. Assolutamente sì. Grazie come sempre, grazie ancora a Gennaro Montuori. Un abbraccio a tutti e dal profondo del cuore Forza Napoli, e vorrei in chiusura ringraziare un po' di amici che hanno partecipato al mio evento e a quello di mia figlia. E noi facciamo gli auguri, che mi hanno dimostrato auguri a te, alla piccolina e alla tua consorte. Hanno dimostrato di volermi bene realmente, e questa è una bella cosa. Ci sono veramente degli amici veri che consolidano la nostra amicizia attraverso questi momenti di unione. Questi momenti difficili della vita, perché sai che poi sembrano sempre belli, ma c'è sempre un qualcosa che poi ti sballotta, vabbè. Sì, ti porta. Grazie a tutti e dal profondo del cuore Forza Napoli, e lasciatemelo dire, Forza Italia, da un napoletano che ha molto spesso è rimasto deluso dalle decisioni della nazionale e dal palazzo di quello che combina, ma l'Italia è la mia nazione, sono fiero, e ne sono fiero anche che Napoli è una delle città più rappresentative della nostra nazione. Grazie a Gennaro Montuori e grazie come sempre a tutti voi per averci seguito. Arrivederci. Città, se mattina guerra posso fare.